stasera, come avrete visto, come saprete, il titolo è L'area che tira, ambiente lavoro tra sopravvivenza e benessere. Diciamo che quindi è un'area diversa, ecco, io non starei qui a spaccare il capello su se è un'area migliore o peggiore, è un'area in qualche modo diversa che ci pone delle questioni nuove. La sera che c'è stato l'allerta, cioè il disastro sulla zona di Campi Bisenzio, Montemurlo e quelle zone lì intorno al Bisenzio, siamo stati subito allertati. Tra l'altro io personalmente ho avuto mio cognato coinvolto in pieno da questa alluvione. Siamo stati allertati e già dalle prime ore ci siamo messi a disposizione con il nostro gruppo di volontari, con i nostri mezzi, le idrovore, i mezzi fuoristrada, e la mattina, una volta aperto la catena del soccorso, siamo arrivati su Campi Bisenzio, che era stata la nostra destinazione, e insieme ai primi 500 soccorritori volontari abbiamo iniziato le opere di soccorso. È stata una scena devastante perché c'era l'acqua in certi punti alta 2 metri, c'era l'acqua fino al secondo piano, c'erano le persone che ci imploravano di dargli aiuto, ma non potevamo perché non avevamo la possibilità materiale di raggiungerli. Come Misericordia di Montepulciano siamo stati una quindicina per 4 giorni, come il raggruppamento di Siena una 60ina, e in totale ha orbitato in questa zona. I primi giorni erano 500, un migliaio di volontari censiti e diciamo coordinati. Poi c'è stato circa 2000 persone che vengono chiamati giustamente gli angeli del fango, che sono venuti di spontanea volontà a mettersi a disposizione. E questo spirito di altruismo è impagabile, però è successo che, non essendo coordinati, creano, non dico da anni, ma non creano quella situazione positiva per migliorare l'ambiente. Hanno spostato i mobili che erano già nella strada, perché le case venivano liberate dai mobili, è un esempio, e l'hanno spostati lungo la strada, dove hanno impedito il passaggio dei mezzi. Noi siamo stati 1 miliardo di persone fino al 1800, per tutto questo lungo periodo, ed eravamo ininfluenti rispetto a questo equilibrio. Dall'Ottocento al dopoguerra abbiamo fatto 1 miliardo in 120 anni. Perché? Perché è successo, è arrivato la rivoluzione industriale, lo sviluppo tecnologico, abbiamo cominciato a stravolgere completamente sia le nostre capacità che i nostri bisogni. E considerate che in quel periodo qui, solo in quel periodo lì, abbiamo prodotto il 60% di quello che avevamo prodotto in 2000 anni. E a quel punto questa crescita si è impennata, abbiamo fatto, considerate che abbiamo fatto l'altro 1 miliardo in 50 anni, scusate, in 33 anni, e poi da lì in avanti più o meno facciamo 1 miliardo ogni 10 anni. L'abbiamo fatto l'ultimo, abbiamo battuto il record, siamo scesi da 12 a 11 anni, quindi siamo diventati 8. Questa esponenzialità si riscontra in una serie innumerevole di fenomeni e ha obiettivamente, a questo punto, lo possiamo dire, cambiato il clima. Lo vediamo vino, questo, noi riscontriamo nell'ultimo quinquennio, perché come una perdita di produttività in media del 50% rispetto al secondo migliore degli ultimi 10. Dobbiamo immaginare di gestire le risorse per garantirle oggi e domani, quindi per garantirle anche alle generazioni future, tutelando il benessere degli esseri umani oggi e domani. Il mio pezzetto di terra, che si chiama Bosco di Ogigia, è un nome che gli ho dato io subito, si trova a Montepulciano Stazione ed è diventato anche un progetto di comunicazione. Quindi dalla voglia di stare un po' più vicina alla terra, coltivarmi il mio cibo, poi ho subito iniziato anche a raccontarlo. Su YouTube ci stiamo avvicinando ai 170.000, quasi l'altrettanto ce l'abbiamo su Facebook, poi siamo su Instagram, abbiamo
abbiamo un sito internet che adesso fa parecchi contatti. La permacultura, che è un, diciamo, un movimento nato negli anni 70, quindi sono 50 anni che questa cosa si muove per il mondo. È un metodo di progettazione di insediamenti umani sostenibili, per dare proprio una definizione breve. È nata per rispondere a quelle che erano le crisi che oggi stiamo vedendo in maniera violentissima, anche appunto con il racconto delle alluvioni. Giovani che recuperano la terra di famiglia, giovani che decidono di cambiare completamente vita appunto dopo un altro percorso, ce ne sono parecchie. Cioè, spesso vanno nei territori margine, che sono anche quelli che hanno bisogno di cura, ma che vanno a recuperare zone un po' più difficili da coltivare, quindi magari più difficili per un determinato tipo di agricoltura, ma però magari hanno il prezzo accessibile magari per poterlo acquistare. Abbiamo pensato di mettere alla fine di questa storia una possibilità futura, una cosa un po' visionaria, che è questa vertical farm, no? Orto verticale, che vogliamo, che l'ha progettato l'ingegner Benvenuti, Matteo Benvenuti, che è un nostro concittadino. Lui ci ha spiegato esattamente cosa sono queste fattorie verticali, che in Italia già ne esistono, nel resto del mondo, soprattutto in Giappone, ce ne sono da anni, e di solito però non sono collocate in un tunnel sotterraneo in un paese. Piantine di ortaggi sostanzialmente, quindi dal radicchio a una bietola, piuttosto che del basilico, dei pomodori, delle zucchine, dei peperoncini, insomma, tutti questi prodotti che possono essere collocati in piccoli vasi oppure in vasi più grandi, quando si parla appunto di zucchine o pomodori. Vengono alimentati con la cosa che un po' favorisce, o se vogliamo può essere considerata come un punto di forza delle vertical, è una riduzione del consumo dell'acqua del 90%. Cioè queste piante con 25 litri a settimana vengono irrigate. E la luce la forniscono i LED, che al tempo stesso, oltre a fornire la luce, forniscono anche la temperatura minima per poter garantire una crescita costante. Infatti nel tunnel ci sono circa 23 gradi costanti, che fanno sì che queste colture abbiano un clima paragonabile a un'estate mite. È un'idea che è venuta discutendo con i miei ragazzi, perché una delle varie buone pratiche che abbiamo iniziato all'Istituto Bandini, in un anno abbiamo avviato la raccolta, abbiamo avviato un rapporto con un'azienda che recupera tappi e li trasforma quasi esclusivamente in pannelli isolanti per l'edilizia. Quindi il nostro sughero viene tritato, è la destinazione più semplice, più massiva in questo momento, in cui l'efficienza energetica degli edifici ovviamente è un settore molto trainante. Li rimettono in ciclo semplicemente tritandoli, cuocendoli a vapore, tagliandoli in lastre e vendendoli alle imprese che li applicano come cappotto interno o esterno. Noi ci siamo anche trasformati da un nuovo strumento normativo messo a disposizione dal legislatore italiano in società benefit. Cos'è una società benefit? La società benefit è sostanzialmente la risposta all'ideale di economia civile di cui le misericordie erano un modello, un esempio nei secoli, cioè l'idea che si faccia un'impresa per fare lucro, ma che il suo lucro sia assolutamente intanto in regola con dei valori etici, ma che sia poi in qualche maniera riesca ad avere un impatto positivo sulla società in cui vive. Io sono il presidente del consiglio d'amministrazione, quindi ho la responsabilità di monitorare che la società persegua quell'obiettivo, perché è un impegno verso i terzi per statuto, e devo annualmente depositare un bilancio di sostenibilità, un reportista di sostenibilità. Dal 1 gennaio, tra poco più di un mese, entra in vigore una norma europea, per ora per le grandi imprese, ma si prevede nel 2026, poi lo prorogheranno, ma per tutte, prima per le medie e poi anche per le piccole, per cui ci sarà l'obbligo per tutte le imprese europee di dotarsi di una reportistica non finanziaria. Guardiamo anche il negativo: non abbiamo scelta. Tanto, se noi guardiamo l'evoluzione della cultura appunto media sul mercato rispetto a questi temi, noi vediamo che il Covid è stato un'esplosione da questo punto di vista per tanti motivi. Noi ci rendiamo conto come, se non è domani, è dopodomani che saremo fuori. Quindi chi fa azienda prima o poi lì si dovrà andare.
molti delle efficienze che dovremmo trovare al di fuori del campo, cioè nelle aziende e in tutta la filiera. Però ecco, ritengo che sarà un futuro di scarsità, cioè nel senso i prodotti dovranno necessariamente nel lungo termine essere meno e ponderati in una maniera nuova e diversa, un nuovo consumo. Ritengo che arrivando a questo che la tecnologia proporrà anche delle alternative, e questo sicuramente io non ce l'ho con la carne sintetica, basterebbe, non chiamiamola carne, abbiamo risolto il problema di tutte queste strane diatribe, la proteina, per territori come il nostro c'è solo una strada, qualità, nicchia, prodotto esperienziale che poi si interseca con l'offerta turistica, che non vuol dire che dobbiamo vendere solo qua, però questo è, io penso per questo territorio forse alcuni errori sono stati quelli di invece guardare un po' troppo ad un modello più industriale, più di massa, e nel quale siamo necessariamente perdenti. Ora ce lo dimostra anche questa pressione climatica, ma ripeto, erano tutti segnali evidenti. Lo sguardo sul paesaggio è uno sguardo troppo uniforme. Io credo che la biodiversità, che è difesa del selvatico, spesso lo diciamo in questo senso, no? Si riducono gli uccelli, la presenza di uccelli, si riduce la presenza degli insetti, si riduce la presenza di vari tipi di fauna, si riducono la complessità delle piante spontanee, per esempio. Allora la guardiamo a questo punto di vista. Il paesaggio della Val di Chiana lo vorrei, forse non l'ho visto, però me lo hanno raccontato, o si vedono ancora degli scampoli qua e là, lo vorrei rivedere molto più biodiverso, con coltivazioni, sì, seguite dall'uomo, ma più intercalate l'una con l'altra. Il momento in cui la popolazione ha cominciato a crescere esponenzialmente è stato quando si è cominciati a creare quell'equilibrio agro-silvo-pastorale, in cui, che ce l'abbiamo nella memoria dei nostri nonni, in cui si coltivava la terra, ma c'erano anche due bestie nella stalla, il loro letame finiva nel campo. Ora questo rimodernizzato, insomma, naturalmente per stare, insomma, nei tempi e nelle possibilità e nella qualità di vita che abbiamo oggi, nella modalità di vita che abbiamo oggi, lo vorrei rivedere. A me preoccupa tantissimo. Allora io credo che abbiamo, se lo conosciamo tutti perché ce l'hanno raccontato, cioè l'allevamento degli animali oggi in molte situazioni, e non mi riferisco magari alla piccola produzione locale, sono situazioni veramente aberranti. I nostri piatti che vengono più richiesti sono il frutto di questo saper riciclare i prodotti. La vecchia massaia che prendeva nell'orto le piante, la ribollita o la minestra di pane, tutte le varie verdure cotte, erano prima di tutto stagionali, ma poi venivano sfruttate al 100%. Non c'era quello che c'è oggi, il rifiuto fatto dal frigorifero, perché l'insalata è nella busta di plastica e non si sa come viene coltivata, e se lo sai, cioè il consumatore prende la busta ma non si immagina come viene coltivata, in quale periodo dovrebbe essere mangiata quel tipo di insalata. Lo zucchino giustamente c'è tutto l'anno e crea, per coltivare questi zucchini o questi ortaggi, un sistema di coltivazione che è altamente inquinante e un costo per la verdura fuori misura. Le cose vengono realmente acquisite con quel processo che gli anglosassoni chiamano learning by doing. Fa qualcosa, così imparerai a farlo. Ad esempio, abbiamo piantumato una settantina di alberi intorno alla scuola e l'abbiamo fatto con i ragazzi. E ora i ragazzi mi vengono a raccontare che hanno convinto il babbo a piantare qualche albero nel giardino. Quindi la risposta è sì. Se i ragazzi si sentono coinvolti anche fisicamente nel far qualcosa, ne capiscono le motivazioni, le basi e gli sviluppi futuri, sì, loro si portano qualcosa dietro. Dal mio punto di vista, gli sforzi che le persone possono fare dai grandi leader in giù si devono dividere in due settori, in due rami: riuscire a creare delle strutture sostenibili, delle filiere sostenibili, basso impatto ambientale, eccetera, ma parallelamente parare il colpo. Ecco quindi che
creare condizioni in cui si mitiga l'impatto, spostarsi se necessario, variare il tipo di coltivazione. La globalizzazione ha fatto tutta una serie di danni dall'uniformazione alla competizione a livello globale, che ha fatto tanto male a molti territori. Ma in territori come questo è rimasta la memoria del saper fare le cose bene, del saper trovare gli equilibri, ad esempio anche nelle piccole aziende. L'attaccamento al territorio, la cura del territorio, dalla cura del fossetto di drenaggio dell'acqua in su. Allora la risposta può venire da territori come questi. Mi fa piacere e mi ha aperto un po' più il cuore il discorso che i giovani, tramite la scuola, apprendono questo sistema, perché è un sistema che è stato interrotto, secondo me, perché negli anni passati, all'inizio secolo, con le civiltà meno acculturate, chiamiamole, vivevano più distinto per la sopravvivenza. Quindi noi bisogna ora ritornare un po' a più il giusto istinto per sopravvivenza, intesa come cultura, come sentimenti, e continuare a divulgare quello che oggi si cerca di iniziare questo percorso, perché le alternative non ci sono. Non dobbiamo lottare con la natura, dobbiamo conoscerla meglio, e questo ci permetterà di avere di nuovo territori più fertili, magari un po' meno fatica nella produzione di cibo, perché stiamo facendo sempre più fatica, e anche insomma nel nostro benessere, perché poi quando mano a mano ridaremo spazio a questa natura staremo anche sicuramente molto meglio.